pronto, volevo sapere innanzitutto i tuoi contatti e i clienti per le prossime settimane e se oggi a pranzo devo effettivamente uscire con il dentista, il dottor Buroni, Buroni, non mi ricordo come si chiama. E niente, fammi sapere, ora devo scappare. È da quest'audio che parte la nostra storia. La voce che avete appena sentito è quella della protagonista di questa vicenda e lei ha deciso di farsi chiamare Alice. Alice ha 16 anni, vive a Roma ed è una prostituta. Non credo di aver fatto niente di sbagliato, non mi sento sporca, non mi sento nemmeno un sacco. Prima di riuscire a metterci in contatto con Alice, già noi ci eravamo creati in testa un'idea di lei, senza conoscerla ovviamente, e immaginavamo questa ragazzina di 16 anni impaurita ed inconsapevole di ciò che le era successo. Mentre parlando con lei abbiamo capito che è sempre una ragazzina di 16 anni, ma è totalmente consapevole di ciò che ha fatto e dei rischi a cui sarebbe potuta andare incontro. E allo stesso tempo fermamente convinta della scelta che ha preso. Se puoi parlare, si sta sudando. Vado un attimo, devo spostarmi. Che si ma voglio mica. Sì, pronto? Dimmi tutto. E vabbè, ti volevo dire: ti hanno mai chiamato, non so, puttana a scuola? Hanno mai usato termini simili davanti a te? Non che ne sappia, probabilmente l'hanno fatto alle mie spalle. Ormai mi dicono tanti zio di tutto. Non in faccia, ecco. Ok, tu ti senti rappresentata dal termine baby squillo piuttosto che prostituta? Cioè, tu noti una differenza in questo? No, io non ho nessuna differenza, io l'ho fatto perché volevo farlo, non è giusto dare categorie in nessun modo, in nessun caso, e quindi io ho fatto quello che volevo fare. Chi ha messo in giro quelle voci su Alice? Quanto ne sapeva chi ha messo in giro quelle voci su Alice? Per scoprire questo abbiamo contattato i suoi amici e i suoi compagni di classe, ma comunque non siamo riusciti ad avere le informazioni che speravamo di ottenere. Tutti hanno confermato di aver notato sì un cambiamento in Alice, ma nessuno pensava che quelle voci rispecchiassero la realtà dei fatti. I miei genitori non vennero a sapere, mi impedirono di continuare a frequentarlo perché dicevano che avrebbe avuto una cattiva influenza su di me, che avrebbe influenzato il mio modo di pensare, il mio modo di vedere le cose e che lei ormai era presa per parte di un mondo troppo lontano dal mio. Proprio per questo motivo decisi di non frequentarla più perché la sentii molto distante rispetto a come era prima. Ormai avere scoperto della sua identità nascosta mi fece domandare in realtà chi era stata amica tutti quegli anni. Ma in questo mondo così diverso da quello delle sue coetanee, Alice con chi passava le sue serate? Chi erano le persone, gli uomini con cui aveva appuntamento, se così possiamo chiamarlo? Lei ci ha parlato di Franco, un quarantenne sempre di Roma, con cui ha avuto diversi appuntamenti. Lei è fermamente convinta di aver instaurato con lui un rapporto profondo, in grado di andare oltre il sesso. Noi abbiamo parlato con lui e diciamo che non la pensa proprio allo stesso modo. Cioè, io sapevo cose minorenne, ma mi piaceva. Sentivo di poter avere proprio il completo controllo su di lei e mi faceva sentire potente. Poi, cioè, alla fine della giornata, ognuno è andato a casa propria, quindi come se nulla fosse successo, ci sono lasciati tutte le spalle, comunque veramente. Abbiamo ascoltato le voci di alcuni soggetti coinvolti in questa vicenda e nelle prossime puntate li conosceremo meglio, sentiremo la loro versione della storia e il loro punto di vista. Ma non saranno le uniche voci che sentiremo, perché parleremo anche con Laura. Laura, dopo 25 anni di matrimonio, ha scoperto il tradimento del marito con una ragazza minorenne. Mi sono sentita sporca anche io. È un reato che non ho commesso. Sentiremo le versioni di Rossella e Antonio,
due figure completamente opposte in questa storia. Rossella è la madre di Alice e proverà a raccontarci il dolore che ha provato nello scoprire la verità sulla vita di sua figlia. Mentre dall'altra parte appunto abbiamo Antonio, sfruttatore di Alice, banalmente chiamato Pappone, il quale ci racconterà con leggerezza e per nulla pentito ciò che ha fatto. Nelle prossime puntate conosceremo meglio ogni singolo attore di questa storia. E voi siete pronti ad immedesimarvi?